Cerca di comprare a prezzi più economici. Giudizio dal presidente del consorzio. Lodevole iniziativa, perché è un momento di aggregazione, fa piacere vedere tanta gente in questo bellissimo centro commerciale che storicamente è il punto di incontro per tutti i nostri cittadini che vivono questo bellissimo quartiere, e dimostra che nel momento che si organizzano degli eventi, delle manifestazioni valide e sane, la gente risponde in modo puntuale, in modo presente, e questo ci riempie di entusiasmo. C'è da ringraziare tutti i commercianti che danno un importante contributo per permettere questi eventi, e agli organizzatori, a Elisa e Daniela, che hanno dato la possibilità anche quest'anno di farci rivivere un'estate di 5 venerdì, uno più bello dell'altro, con musica italiana, e soprattutto per noi meno giovani ci riporta indietro di qualche anno, e per quelli meno giovani che potranno conoscere musica con cui noi siamo cresciuti. Lei è il principale sostenitore, il supporter di un'estate tutta italiana. Perché lo fa? Lo faccio perché io sono nato in questo quartiere, ho l'attività in questo quartiere, sono un medico specialista in radiologia e imprenditore. Credo molto in queste iniziative perché sono iniziative aggreganti, e mi fa molto piacere, pur avendo un'attività di tipo medico, unirmi ai commercianti, a tutti coloro che fanno imprenditoria in questa zona, perché credo che sia fondamentale creare dei momenti di aggregazione e di relax in un quartiere meraviglioso e in una piazza meravigliosa come questa. Ecco, l'estate invita ad uscire, questa è un'opportunità, un pretesto. Direi proprio di sì. Questo quartiere, Casal Palocco, in particolar modo questo centro commerciale, danno proprio l'idea dell'estate, e quindi è giusto viverla fino in fondo, è giusto viverla all'aperto, ed è giusto creare sinergie tra chi abita qua e, perché no, chiamare anche le persone che vivono nell'Interland fino alle Ostie, all'Eur. Allora, un'estate tutta italiana al centro commerciale Le Terrazze, fate del tutto per far uscire di casa le persone, cioè, oggi questo è un valore aggiunto, ed una piazza come questa, che al tempo stesso isola pedonale, si presta. Esatto, importante, come dicevamo prima, insomma, in maniera provocatoria sull'orario, ma insomma banalizzando quello che può essere un dinamismo di quello che può essere l'organizzazione, che grazie a Daniela insomma ha portato questi eventi anche un po' a sorpresa, perché siamo riusciti a fare insomma un po' da cornice a quello che è stato il suo impegno, mettendoci non solo il gelato, che è un po' il nostro core business, ma anche un po' di intrattenimento grazie anche a Nocciolina. Intrattenimento per i bimbi e poi intrattenimento in generale, perché poi si divertono anche gli adulti. Tanto diciamo l'orario, no? Perché l'orario prende della nostra avventura insieme. Allora, abbiamo cominciato venerdì scorso con una bellissima esibizione per i bimbi con lo spettacolo e scuola di circo. Poi abbiamo fatto questa settimana, i bambini si esibivano con delle canzoni, con delle barzellette, quindi è stato meraviglioso. La prossima settimana, sempre venerdì, qui dai Caruso, a partire dalle 17.30, ci sarà la sfilata, esatto, 17.30 faremo questa bellissima sfilata dove i bambini potranno vestirsi come vogliono. E l'ultimo venerdì del mese invece faremo una bellissima festa con baby dance, bolle di sapone giganti e la schiuma party, quindi tutti in costume da bagno e bimbi, chi vuole venire ci sarà da divertirci. La band! Grazie!